Bentrovati dentro il Consiglio, il nostro appuntamento settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Abbiamo tre temi in questo nostro incontro. Il primo riguarda la seduta di martedì scorso, quando il Consiglio regionale ha approvato la richiesta di referendum per quanto riguarda l'autonomia differenziata. Poi si festeggia la Libertas Livorno 1947, la squadra di basket per la promozione in A2 con una coppa, e poi le notti d'estate a Reggello, la 10ª edizione del Festival della Cultura. E quindi iniziamo entrando all'interno dell'aula. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il voto favorevole del PD, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, e voto contrario di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Gruppo Misto Merito e Lealtà per le due proposte di deliberazione presentate dal Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle per l'indizione del referendum abrogativo della legge nazionale 86 del 2024, quella che appunto riguarda l'autonomia differenziata, per chiederne proprio l'abrogazione di questa legge. Per quanto riguarda le proposte, una prevede l'abolizione totale della legge nazionale, mentre l'altra predispone, nell'eventualità che l'abrogazione totale non fosse ritenuta ammissibile, l'abrogazione di un'ampia parte appunto della legge stessa. Sono stati respinti invece due ordini del giorno presentati dal gruppo Fratelli d'Italia, che intendevano impegnare il presidente dell'esecutivo regionale a proseguire nel percorso di contrattazione con il governo centrale in merito all'autonomia differenziata, rinunciando però alla presentazione della richiesta di referendum abrogativo. Partiamo con l'ascolto del commento del presidente della Regione Toscana, poi del Consiglio regionale e poi di tutti i consiglieri. È stata la prima a prospettarla e devo dire che la strada del referendum abrogativo è quella più giusta, perché siano i cittadini a decidere se vogliamo, come il fronte progressista vuole, un'autonomia, un regionalismo equo e solidale che dia alle regioni competenze, ma competenze che si esercitino distribuendo bene, in modo equo, le risorse, in modo che non vi siano squilibri fra nord, sud o all'interno delle stesse regioni, fra aree interne, grandi centri metropolitani, o invece si voglia un'autonomia che è chiamata differenziata. Peraltro nella Costituzione, all'articolo 116, terzo comma, non è mai citato il termine differenziata, che crea delle autarchie fra le 20 regioni, ovvero quello che si ha poi si rimette, e contemporaneamente quindi chi è più ricco sarà sempre più ricco, chi è più fragile ha bisogno poi di interventi forti dello Stato, perché il meccanismo della redistribuzione li porta a essere sempre più fragili. È stato un dibattito serio, un dibattito appassionato con punti di vista differenti. È evidente che l'autonomia differenziata spacca l'Italia, aumenta le disuguaglianze tra nord e sud, tra aree interne e grandi città. Alla fine abbiamo 20 piccole Italie più deboli. Noi abbiamo chiesto ed ho lavorato in queste settimane insieme ai presidenti dei consigli regionali affinché ci fossero due proposte di delibera, una per abrogare totalmente la legge e una per abrogarla in parte. Noi sostanzialmente chiederemo ai cittadini e alle cittadine del nostro paese di esprimersi, perché noi vogliamo un'Italia che non lasci indietro nessuno, vogliamo costruire le condizioni per cui un bimbo che nasce nel borgo più piccolo di un paese del sud, di un'area interna, abbia gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Firenze. Raggiungere il quorum nel referendum è una cosa si è rivelata sempre più difficile, e anche negli ultimi anni molte volte non sono state raggiunte. Questo non toglie che siamo di fronte, come dire, ad una iniziativa che va fatta, perché quando è a rischio l'integrità e l'unità del Paese, il ruolo delle nostre istituzioni, questa è sicuramente, come dire, una battaglia che va fatta. E non la stiamo facendo da soli, perché in tutte le città, nelle province, stanno nascendo i comitati per la raccolta delle firme a sostegno della richiesta del referendum, e quindi credo che tutti quelli che hanno a cuore, cioè, la qualità della nostra democrazia, che hanno a cuore l'integrità del nostro paese, delle nostre istituzioni, tutti quelli che credono che la nostra Costituzione è una Costituzione ancora da attuare nella sua complessità, si uniscano, e forse in questo modo, cioè, credo che ci siano anche le condizioni per poter raggiungere il quorum e bloccare questa iniziativa, che è sicuramente un'iniziativa dannosa per l'integrità del nostro paese.
Tanto c'è una valenza di natura politica, centrosinistra è compatto, unito, si allarga, cresce in Toscana, difende le peculiarità della Toscana e la nostra autonomia è quella di indire e richiedere l'indizione di un referendum, è un atto voluto dalla Costituzione, stiamo difendendo la Costituzione al cospetto di una norma voluta dal governo Meloni che fa contenta solamente la Lega, che divide l'Italia, che fa male alla Toscana, che differenzia in maniera eccessiva le normative per cui le regioni dovrebbero poi impegnarsi, quindi è una difesa della nostra peculiarità, nel farlo abbiamo il coraggio di assumersi una responsabilità importante e soprattutto di unire un fronte politico nuovo. In questi anni, in questi decenni, si è investito molto da parte del governo centrale per cercare di superare le differenze territoriali. Ancora oggi l'Unione Europea ci chiede uno sforzo ulteriore per superare le disuguaglianze all'interno di un territorio di respiro più ampio che è quello dell'Unione. Questa proposta di legge, che è formulata nel modo più sbagliato possibile, addirittura senza ancora la formulazione dei livelli essenziali di prestazione non solo in sanità ma anche su altri aspetti, va esattamente nella visione opposta. Un italiano oggi si sposta dalla Toscana alla Lombardia, alla Sicilia o ad altre regioni con una differenziazione enorme per quelli che sono i servizi e la tutela dei diritti minimi a cui deve invece avere possibilità di accedere in quanto cittadino italiano tutelato dalla Costituzione. Questi sono già sufficienti come principi. Se andiamo poi ad andare a analizzare col modo in cui è stata proposta l'autonomia differenziata e gli intenti che ci sono dietro, ecco, io credo che qualunque cittadino oggi dovrebbe farsi promotore di fermare quello che è veramente uno smembramento di un paese in un momento storico in cui invece c'è bisogno di unità. È un'occasione stramaledettamente persa quella con il governatore Giani, peraltro assente oggi, su un tema che meritava ben altra importanza in aula, perché avremmo sicuramente potuto affrontare l'opportunità che rappresenta l'attuazione di questa previsione costituzionale per un regionalismo compiuto finalmente, che avrebbe potuto, perché no, riaccendere anche qualche speranza civica e politica in questo paese e anche in questa regione, invece no. Ci troviamo inchiodati in un dibattito a seguito della richiesta del Partito Democratico di tentare il referendum su un tema che in realtà è stato accompagnato fino all'ultima legge quadro dalla sinistra di questo paese, non soltanto toscana. Un silenzio quasi assordante, interamente composto dai consiglieri di maggioranza in aula oggi. Noi ribadiamo invece il pieno sostegno alla legge Calderoli, il pieno sostegno al governo, il pieno sostegno alla legge sull'autonomia differenziata, che crediamo essere un valore aggiunto che la Toscana potrà avere su alcune materie importanti. Io penso al tema della geotermia, penso al tema dei porti, penso al tema del turismo, penso al tema della cultura, una Toscana fatta piena di cultura, piena di musei, gestiti molto spesso anche dallo Stato centrale, che rimangono chiusi anche in orari in cui invece magari la Toscana potrebbe garantire delle aperture ulteriori. Penso a tantissime tematiche che fanno belle alla nostra regione e che avrebbero bisogno di una gestione più vicina al cittadino, più vicina al territorio e quindi una gestione più regionale rispetto a una gestione centrale dello Stato. Siamo convintamente a favore della legge, siamo sicuri che la legge andrà avanti e siamo anche sicuri che queste giravolte del Presidente Giani, che prima del Presidente Rossi e poi del Presidente Giani, che chiedono l'autonomia differenziata da tantissimi anni, porteranno anche alla Regione Toscana la richiesta di una serie di materie di competenza e quindi a far sì che la Toscana abbia più risorse e più autonomia su tanti temi che a tutti i toscani stanno a cuore. Cambiamo argomento, parliamo di sport. La Libertas Livorno 1947 è tornata dopo 33 anni nella Serie A della pallacanestro, conquistando una storica promozione in A2. Per festeggiare, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha deciso all'unanimità di consegnare alla squadra una coppa. A ritirare la coppa, visibilmente emozionato, è stato il presidente della Libertas Livorno Roberto Consigli. Ha partecipato alla cerimonia anche Tommaso Fantoni, il capitano della squadra, e il presidente regionale del CONI Simone Cardullo. Ma questo è un riconoscimento importante, dopo 33 anni la Libertas Livorno torna in A2, è un riconoscimento per la società, è un riconoscimento per gli atleti che hanno fatto un campionato stupendo, è un riconoscimento per il pubblico che ha sempre gremito il palazzetto dello sport. Non ci sarà più il derby, ma Livorno, la Libertas, rappresenterà davvero ai massimi livelli tutto il nostro territorio e questo è un riconoscimento che insieme al Presidente Gazzetti abbiamo voluto dare per dire grazie.
grazie a chi ha scommesso investendoci su questa società e agli atleti che hanno fatto un campionato stupendo. Mi è sembrato e ci è sembrato dunque assolutamente doveroso questo riconoscimento, anche perché sicuramente la Libertas ha tenuto molto alto il nome non solo di Livorno ma della Toscana tutta, e questo è un premio, un riconoscimento al risultato sportivo ma anche al progetto che c'è dietro questo risultato e il lavoro della società e del Presidente Consigli. Noi l'abbiamo detto tante volte, questa è una vittoria della gente, la gente che ha voluto far rinascere il basket a Livorno, la gente che si è messa insieme per ricostituire la Libertas Livorno dopo i fasti degli anni Ottanta, e poi con l'aiuto di tutti siamo riusciti a riportarla in Serie A. Adesso questo è un patrimonio molto importante per noi e per tutti i ragazzi, le ragazze, le famiglie che seguono questa squadra, che l'hanno seguita con grande entusiasmo, e noi vogliamo continuare ad andare avanti in questo senso anche in Serie A. Sarà un campionato difficilissimo, ci sono 10 squadre su 20 che vogliono salire, quindi hanno investito tantissimo. Noi invece vogliamo tranquillamente, cerchiamo di salvarci il prima possibile e mantenere la categoria per poi aggiungere altri tasselli per l'anno dopo. In conclusione, Notte d'Estate, il Festival della Cultura di Reggello, un evento annuale che il Comune e le sue frazioni propongono con un ricco programma di attività culturali fino al prossimo 31 di luglio. Il Festival è stato per coinvolgere tutte le fasce d'età, offre spettacolo, teatro, concerto, laboratorio per bambini, attività a contatto con la natura e incontri letterari. Gli eventi si svolgeranno in diverse location, dal Parco Urbano di Donnini alle ville e alle chiese del territorio di Reggello. Fare un festival della cultura può sembrare anacronistico, ma in realtà è un elemento caratterizzante e qualificante per qualsiasi amministrazione comunale, perché offrire cultura vuol dire offrire sapere, offrire conoscenza, offrire un'occasione per conoscere, apprendere e anche sviluppare la cultura, e oggi ne abbiamo tantissimo bisogno. Ha fatto bene il Comune di Reggello a proseguire questa tradizione, a mettere insieme tanti eventi, uno diverso dall'altro, che offrono ai cittadini sfaccettature diverse di tanti segmenti delle arti e della conoscenza. Quindi un'ottima occasione per visitare Reggello e per gustare un po' di cultura. Una serie di manifestazioni che andranno a coinvolgere tutte le frazioni del nostro territorio, con un'ambizione particolare, quella di essere anche un riferimento, un festival di riferimento non solo per Reggello e la sua comunità, ma anche per l'area metropolitana, per Firenze, quindi iniziative che sono rivolte veramente a un pubblico e a una comunità molto più ampia. E quest'anno iniziamo con l'inaugurazione al Parco Urbano di Donnini, un'area meravigliosa inaugurata da poco, e poi saranno tutte queste serate iniziative che collegheranno frazioni, anche ville e teatri lungo il nostro territorio. Però l'ambizione è quella di far sì che il Festival Notti d'Estate sia qualcosa che abbia un respiro più ampio, che guarda anche a Firenze, che guarda l'area metropolitana. Abbiamo dato la possibilità all'interno di questo 10° festival soprattutto di intervenire a tante realtà importanti del territorio. Abbiamo voluto proprio valorizzare quelle che sono le professionalità artistiche che noi abbiamo nel Val d'Arno e nella città metropolitana, quindi si esibiranno soprattutto persone che comunque provengono dal nostro territorio, quindi è un festival che dà visibilità al nostro comune e a tutte quelle che sono le nostre bellezze anche naturali e culturali, ma anche a chi nei nostri territori vive e lavora ogni giorno. Quindi ci crediamo molto, infatti è per questo che siamo arrivati alla 10ª edizione e vogliamo continuare a migliorarci sempre di più. E per questo nostro incontro è tutto, vi ricordo per tutti gli aggiornamenti e le informazioni www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni dentro il Consiglio.